E intanto proprio all'Aquila il sindaco Massimo Cialente a mezzo stampa fa sapere che è incredibile, nonché incomprensibile nella forma, la norma tributaria che impone ai residenti nei comuni del cratere sismico attualmente esonerati dal pagamento di tasse e tributi previdenziali di restituire quanto finora non corrisposto all'erario in ragione dell'emergenza, già a partire dal mese di gennaio 2010. La misura, confermata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede la restituzione del 100% della somma nell'arco dei 24 mesi. L'iniquità rispetto alle precedenti emergenze è vergognosa, sostiene il sindaco Cialente, dal momento che in Umbria, tanto per citare un caso analogo, i cittadini hanno iniziato la restituzione di tasse e imposte solo ora, dopo ben 12 anni dal sisma. Non solo, continua Cialente, perché dovranno corrispondere soltanto il 40% nell'arco di 120 mesi. Proprio per questo motivo il primo cittadino dell'Aquila rivolge un appello a tutti i parlamentari affinché revochino questo inaccettabile provvedimento.